Posso dire il finale di My Hero Academia è migliore del finale dell'Attacco dei Giganti? Vabbè, Pensavo di One Piece. di One Piece ancora dobbiamo vederlo, però cioè si sta prendendo tutto il tempo per chiudere tutti i personaggi dando il tempo a ognuno, a ogni questione. Sì, Vero, guarda, Rainer? da una parte la gente era preoccupata per questa cosa del finale, più capitoli, però per me sembra subito essere un'ottima idea perché c'era talmente tanto da dire ancora a fine guerra, e durante la guerra è stato gestito così tanto male un po' il tutto, che sì, c'era proprio bisogno di una cosa del genere, andare con calma. Affrontare una a una le varie situazioni, chiuderle e dare pure, come dire, una degna conclusione ai personaggi perché tanti sono importantissimi, sono importanti per la storia, come tipo la famiglia Todoroki e quant'altro. Quindi sì, cioè, tanta roba. Devi dire l'ultimo ora di Shigaraki, ah, vero, 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 vero. Chissà tipo Spinner adesso come proseguirà la sua vita. Eh sì, sarà interessante capire a che finale arriva lui. Sì, ma Toga è morta? Sì, ma sì. Sì. E comunque la famiglia Todoroki, Vai. vabbè, ci sta il finale, no? Allora, a me vado io prima, poi vai tu che sei sempre stato il fan di questa sottotrama, quindi poi sono curioso di sapere come la pensi tu. Aspetta che ci metto così. Ok. Cazzo, brother. Mettiti un po' di luce così almeno un po' ti si vede. Ok. Ok. A me non dispiace come scelta di dare alla famiglia Todoroki un finale lento e dilatato nel tempo. Diciamo quasi eterno per Endeavor, perché è come se lui si facesse carico della sua non morte, di tutti i peccati che ha commesso, e giustamente una conclusione con una morte per lui non sarebbe stata troppo giusta, perché appunto lui deve fare, come si dice, ammenda Amanda. dei suoi peccati, ed è giusto che lo faccia con tanto tempo e costantemente. E mi piace questa cosa che lui voglia andare lì ogni giorno a parlare con Toya, quasi ad accompagnarlo verso la sua morte, a stare con lui, che ciò che non ha mai fatto nel corso della sua vita con suo figlio. Forse un po' troppo veloce il fatto che Toya si mette a piangere e si apre subito a magari a quello che ha detto anche Shoto, anche a tutto il contesto, però è il finale, quindi più che un vedere come vanno i rapporti, è un dare l'idea finale di come è andata a finire questa sottotrama, secondo me. Sì. Sì, diciamo che Oda che piace, Oda. Toya che piange, secondo me ci sta, che comunque ci dimentichiamo sempre che lui è un ragazzino, di quando ha 17 anni, comunque ha affrontato tanto e ora è in punto di morte, secondo me. E non riesce a dir di no all'unica cosa che ha sempre voluto, ovvero un padre che si accorgesse di lui, una famiglia che fosse presente. E quindi di conseguenza per me ci sta, cioè il fatto comunque che lui si apra da subito, alla fine è quello che ha sempre voluto. Vabbè, è quello che ha sempre voluto e mo che sta morendo non avrebbe senso respingerlo. E bello comunque che nonostante comunque l'attenzione ce l'abbia Endeavor e Toya comunque ad aprire le danze e un po' a fare da conduttore, da maestro d'orchestra e Shoto. Comunque è un po', è sempre stato all'inizio un po' il punto di congiunzione della famiglia Todoroki, cioè il ponte tra le varie situazioni. E bello comunque che abbia anche dato spazio a Natsu col fatto che finalmente riesce ad avere una conversazione che non siano insulti col padre e riesce a riconoscere, diciamo, nel padre una persona che, cioè, innanzitutto un padre, poi una persona che si è pentita di quello che ha fatto e sta cercando di fare ammenda. Per quanto comunque non Quindi riesca davvero a perdonarlo, però un minimo di apertura lo vediamo quando lui dice: è la prima volta che ti vedo così sì. figo, cioè. Gradevole per un fan di My Hero Academia leggere una sorta di conversazione tra Natsu e il padre.
Sì, è che è molto bello vedere soddisfacente. comunque ognuno si rapporta a suo modo con Endeavor e questo è giusto perché riesci comunque a rendere sfaccettata la famiglia. Quindi c'è chi non riesce completamente a perdonarlo, c'è chi invece riesce a stargli più vicino. Lo stesso Shoto alla fine li chiama vecchio e madre, non è che lo chiama papà. Quindi bello vedere questo rapporto finale fra di loro. È giusto. Sì, poi c'è il fatto di Ox, sì, diciamo che Ox, non ho capito bene se ha perso il Quirk o no, non so cosa cazzo sia successo a Ox dal punto di vista, visto che le ali siano state bruciate, quindi non so, però il fatto comunque che sì, il suo rapporto sia diventato così intimo con Endeavor da chiedergli se stesse bene, se avesse bisogno di parlare, cioè, bello secondo me. Sì, Veramente, vero. cioè, conosci pure Ox quando era fan di Endeavor, quando l'ha idolatrato, cioè, però, sì, dico, tanta roba, tanta roba. Sì, molto Ma se intimo mi viene come l'idea, capitolo. Hai la famiglia, hai l'amico. sì, è un capitolo molto intimo. E poi pure il fatto che Ox riesca finalmente a farsi persone che può considerare degli amici. Visto che comunque per lui ha sempre avuto una vita molto, molto fredda e distaccata da tutto il resto, visto che era una gente speciale, segreto, che cazzo ne so io. E boh, vediamo adesso con Spinner. Come sì, perché comunque, cioè, sì, è vero, c'è la situazione Spinner, però durante la guerra gestita col culo, veramente, proprio era relegato a. Ma in realtà, cioè. Con Spinner c'era stata la parentesi durante My Villain Academia, dove Spinner comunque metteva in discussione quello che era Shigaraki e la Lega stessa, poi abbandonato. Poi durante la guerra è rimasta fuori questa co cioè, cosa qua dello Spinner contro non mi ricordo manco chi, poi si è messi in mezzo civili, proprio buttata molto in caciara per quanto mi riguarda. Quindi, da una parte mi sembra strano che con un finale che hai capitoli contati ne voglia usare uno, o comunque almeno una parte di uno per Spinner, però vabbè, magari se ci sorprenderà. Abbiamo anche il finale di Nagant. Il finale di Gentle e la Brava. Sì, diciamo che forse questi personaggi un po' minori li metterà un po' qua e là fra i Sì. capitoli. Però davvero, cioè, è riuscito a, secondo me, ottima regia in questo capitolo. Perché cominciamo con Toyo con i Todoroki. Quindi scendiamo. Collegamento fra Endeavor e Ox. Ox che si trova con il messaggio, quindi poi lo diciamo su Ox. Ox si trova in prigione. In prigione vediamo Nagant e anche in prigione vediamo uscire Gentle con la Brava. E quindi sempre, immagino sia un ospedale e prigione, vediamo Spinner. Cioè è tutto, Sì. non è, cioè hai tanti personaggi da chiudere, da mostrare, non li vai a spezzettare, ma è riuscito davvero a creare un flusso per incastrarli tutti Sì. bene, bravissimo. Secondo vista ottimo, bravo, bravo. Io lo dico, col finale di Mare Accademia, Horikoshi svelerà finalmente il parere di Deku. Però mi si gioco le palle. Passatemi prima che il No, parere di Deku secondo indovini. me a questo punto non resterà lì così. Horikoshi abbraccia il meme, te lo dico. E adesso che ho sentito che la sicurezza magari cambierà di cosa, a livello politico, che lui sì, può essere pure che magari si lavorerà su questo discorso, però. Addestrare i bambini a diventare assassini. E visto pure Compenso. comunque, visto comunque pure l'esperienza che ha avuto con Lady, cioè nel senso, vedendo pure Lady Nagant e quello che è successo, sì, secondo me è sicuro cercherà di intervenire su queste cose. Ah, ok, avevo capito il contrario. Incredibile, c'è più da dire nel capitolo di Mera Accademia che quello di One Piece. Bellissimo capitolo, cioè, se tutti e cinque i capitoli, quattro ormai che restano, li fa così. Ox sta diventando pelato, tutti lo stiamo diventando. Ox ha iniziato a studiare ingegneria. Comunque, cioè, quanto è figa Nagant pure in questo capitolo qua. Sì, vabbè, Nagant è sempre figa, ci sta, non può sbagliare Nagant. Mamma Cioè, mia, in quella invece pose no, in penombra, che scontro. se ne sta tipo con una spalla più alta dell'altra, ma
Non lo so, Sì. Ricoshi. Ci mancherai, guarda. Secondo me c'è lo c'è ora Chainsaw Man e Shibatarian. Shibatarian non so, Chainsaw Man L'ho secondo letto, me non so che Chainsaw si Man. sta un po' arenando un po' così così. E secondo me ce l'ho già fatto vedere in una vignetta a caso di quelli che stanno facendo tipo per Deku, non lo so, oddio, sarebbe un bel colpo di scena.